Benvenuti in Cucina Consapevole, la cucina che vuole dare la possibilità di conoscere e scegliere un'alimentazione in armonia con la natura. Ingredienti di stagione, naturali, scelti e cotti tenendo presente gli insegnamenti degli antichi e dei presenti saggi. Oggi vi voglio presentare un'idea interessante per creare un primo gustoso per il Natale o per Capodanno, che soddisfi chi è vegano, chi è allergico al lattosio e chi vuole mangiare bene, con gusto e in salute. I tagliolini freschi strascicati. Un tagliolino fatto in casa con la semola di grano duro, strascicato con la mollica di pane. Semplice ed economico. Il pane è un alimento intriso di profumi e di sapori, ma è anche un cibo nel quale si stratificano memorie ancestrali, valori simbolici, usanze regionali e locali, un nutrimento che sfama non solo il corpo, ma anche lo spirito. In esso sono rinchiusi la salute e il benessere di uomini e animali. Nella società arcaica, la vita era concepita in termini di cicli del grano che dava il pane quotidiano, era percepito come metafora sacra di questa concezione. I contadini erano soliti recitare preghiere e impartire benedizioni al campo di grano per favorire l'abbondanza di raccolto durante la mietitura. Mia nonna Caterina mi ha insegnato a non buttarlo mai via e a riusarlo, dando così vita a pietanze a base di pane raffermo, dai sapori unici. Mi diceva sempre che buttar via il pane significava non aver rispetto del cibo quotidiano, più che importante che l'uomo aveva. Per lei era quasi un sacrificio, dato che nella sua gioventù molto spesso era l'unico cibo a disposizione, che mangiava condito, abbrustolito o bagnato nel vino. Ed ecco una ricetta dove usiamo il pane raffermo. La mollica viene sbriciolata e saltata in padella, mentre la crosta verrà in seguito tostata in forno e grattugiata per creare pan grattato da usare per impanare crocchette o fare sformati. Vediamo la ricetta. Per la pasta dei tagliolini, 150 g di acqua minerale naturale con sciolto mezzo cucchiaino di curcuma. 300 g di semola di grano duro, 5 g di sale marino integrale. Per il sugo, 6 cipolle tagliate a mezzaluna, uno spicchio d'aglio messo sotto salsa di soia, una manciata di rosmarino, del peperoncino a piacere. Per la mollica, mezzo chilo di pane raffermo. Togliete la sua mollica e sbriciolatela con le mani. Un aglio messo sotto salsa di soia, 100 g di farina di mandorle, 10 olive nere denocciolate tagliate sottilmente, 50 g di capperi tritati, 5 pomodorini secchi tagliati sottili. E ora andiamo ai fornelli. In una ciotola unite la semola con l'acqua calda, la curcuma e il sale marino integrale che avete precedentemente sciolto nell'acqua. L'impasto deve risultare molto compatto. Fatelo riposare coperto per almeno mezz'ora. Con l'aiuto di un mattarello stendete una sfoglia e con l'aiuto di una macchina per pasta fatela diventare abbastanza sottile, spessore di 1,5-2 mm. Ora, grazie alla macchina per pasta, tagliamo i nostri tagliolini. Come escono, appoggiateli delicatamente nello stendino della pasta o in un canovaccio dove avete messo della semola. Lasciateli essiccare per un giorno, coperti con un altro canovaccio o nello stendino. Poneteli in un posto sicuro e al riparo dall'umidità. Nel frattempo, in una casseruola oigliata, mettete l'aglio in salsa di soia e le cipolle. Fatele rosolare per qualche minuto. Mettete il sale, il rosmarino, il coperchio e fate cuocere per 15 minuti. Se necessario, aggiungete un filo d'acqua. In un'altra casseruola oigliata aggiungete l'aglio in salsa di soia, le olive,
i capperi, i pomodori secchi, fate saltare per qualche minuto e aggiungete la mollica di pane. Fate amalgamare bene tutti i sapori e cuocete finché la mollica si tosta leggermente. Aggiungete la farina di mandorle. In una pastaiola con l'acqua bollente salata, buttate la pasta e fatela cuocere per 2-3 minuti. Scolatela e fate saltare con la cipolla e la mollica. Servite i tagliolini con sopra una spolverata di mollica. Decorate con qualche fogliolina di basilico e la farina di mandorle. Un fiore edibile renderà il vostro piatto speciale. Buon appetito! Quando c'è la pasta in casa, la cucina profuma di festa e con questa ricetta anche la salute fa festa. Se il video vi è stato utile, mettetemi un bel mi piace e giratelo alle vostre amiche. Potete così dare loro un'idea per le feste o una serata speciale. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle nuove ricette, sui nuovi rimedi e sulle live. E cliccate sulla campanellina per non perdere neanche un video. Lasciatemi i vostri messaggi qui sotto alla ricetta e se la preparate, taggatemi su Instagram con chiocciola cucina consapevole. Un piatto leggero ma gustoso da fare in famiglia. Buone feste a tutti!